Introduzione alla lettura del racconto Il geranio di Flannery O'Connor. Il geranio è il primo racconto di Flannery O'Connor. Praticamente lei, come tesi di laurea, diciamo, lei si è appunto specializzata in letteratura creativa, in scrittura creativa, ha pubblicato una raccolta di romanzi che ha intitolato proprio così, Il geranio e altri racconti. Siamo nel 46, quindi lei è giovanissima, infatti era nata nel 25, aveva 21 anni. Sembra che Il geranio sia stato sempre uno dei testi preferiti dall'autrice, che poi lo sottopose a una revisione, lo ampliò, lo ripubblicò con titolo Il giorno del giudizio. Il racconto è molto particolare perché non segue uno schema cronologico usuale. Intendo dire quindi che i fatti vengono raccontati in piani temporali differenti, c'è una sovrapposizione di piani temporali differenti. Infatti c'è il racconto del presente, cioè del vecchio Dudley che sta aspettando che mettano fuori il geranio, fuori da un balcone davanti al suo, ma che poi vedrà che questo geranio non sarà più messo fuori, non potrà più essere messo fuori perché cadrà per strada. E questo è il racconto del presente. Poi c'è il racconto del passato remoto, nel sud, dove lui è vissuto per la maggior parte della sua vita, fino a quando sua figlia non l'ha portato su al nord, e poi c'è la sovrapposizione con il piano temporale del passato prossimo, del passato recente, di quando lui è arrivato nella grande città del nord, diciamo New York, anche se non si dice. Ecco, no, è esattamente New York, lo si dice come, lo scrive chiaramente la O'Connor. E risulta spaesato, si trova a vivere alcune situazioni, alcune esperienze di spaesamento in questa grande città. Quindi è difficile ricostruire un po' tutta l'esistenza di Dudley seguendo insomma, il ritmo del racconto, poiché appunto ci sono queste continue sovrapposizioni. In pratica Dudley è vissuto, come dicevamo prima, nel sud, accanto a una donna che poi è morta prima di lui. A questo punto lui è andato a vivere in una vecchia pensione malandata, accanto ad alcune donne decrepite, in una situazione, una condizione di miseria nella quale non poteva lasciarlo la figlia, aveva anche altri figli, ma la figlia che viveva a New York si sente quasi appunto costretta dalle circostanze a portare con sé suo papà, insomma, a portarlo a vivere a New York in un appartamento di città. Questa cosa però, come stavamo già spiegando prima, disorienta Dudley. All'inizio Dudley dà il suo assenso a cambiare vita, è quasi anche affascinato dall'ipotesi, dall'eventualità di passare il resto della sua vita in città accanto a sua figlia. Poi si pentirà per sempre di questa sua concessione, perché tutto quello che lui vive in città gli dà fastidio, rimpiange, continua a rimpiangere nostalgicamente il sud. Lei, Flannery O'Connor, non amava essere definita una scrittrice del sud.